circa 3.000 giovani sono usciti stamane in corteo dalle facoltà in cui erano riuniti, dirigendosi verso Piazza Bologna, poco distante dall'università, dove si trovano alcune sedi del movimento sociale. A Milano gravi incidenti hanno turbato la conclusione della manifestazione promossa da organizzazioni della sinistra extraparlamentare in seguito all'uccisione a Roma di Walter Rossi. Le immagini che vedete giungono da Torino. Verso le 10 alcune migliaia di studenti e di giovani aderenti a movimenti extraparlamentari hanno cercato di dare l'assalto alla sede del movimento sociale, ma sono stati bloccati da reparti di carabinieri e polizia. Moriva 34 anni fa Walter Rossi, ne parliamo con il vice sindaco di Roma, la signora Sveva Belviso. Vice sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei e ai vostri ascoltatori. Grazie, è sempre un piacere accoglierla. Dunque, un piacere per me essere sulla vostra linea. Grazie. Allora, la vicenda della commemorazione di Walter Rossi, morto 34 anni fa, lei ha avuto qualche, come dire, qualche disagio nell'andare a commemorarlo? Guardi, questa mattina io mi sono recata in piazza Walter Rossi proprio per omaggiare la famiglia. Certo. Sostanzialmente il nostro desiderio era quello che Roma Capitale fosse vicina a un cittadino romano che a 20 anni ha perso la vita 34 anni fa. E mi è stato impedito di far questo perché degli amici di Walter Rossi che hanno strutturato un'associazione che si chiama I Compagni e le Compagne di Walter Rossi mi hanno impedita fisicamente di entrare nel perimetro della piazza dove era previsto ovviamente che io depositassi la corona da parte della città dicendo è inammissibile che voi siete qui, voi rappresentate la Roma fascista e da parte nostra lo vediamo soltanto come una provocazione. Io ho chiesto di entrare, ho spiegato, io ho detto io nasco nel 1973. Io quello che so degli anni di piombo l'ho appreso leggendo i giornali, studiando su libri. Ho detto non sono un testimone possibile, ho detto ma io rappresento la città e i suoi cittadini e questo è un cittadino romano e non c'è motivazione alcuna che possa giustificare la morte di un ragazzo di 20 anni per un'idea politica. Quindi quello che dovremmo fare oggi in onore del ricordo di questo ragazzo è stringerci insieme alle famiglie e dire ma è più gli anni di piombo, non provare ad alimentare focolai di animo negativo, contrasti politici come invece oggi si è tentato di fare impedendoci di entrare. Certamente, io credo che ci sia poco da aggiungere alle parole della signora Belviso nella qualità di vice sindaco. Io credo che ci sia eventualmente da commentare un atteggiamento che serve a nulla, serve assolutamente a nulla. La signora Belviso, raccontando che lei è nata nel 1973, dunque avulsa totalmente da quello che può essere un retaggio ideologico nel merito di una tragica vicenda, ha rappresentato quello che invece era il comune sentire di una città di ricordare la morte di un ragazzo di 20 anni, indipendentemente dalle modalità che l'abbiano caratterizzata o meno. Dunque una pax spirituale, ma ancor più intellettuale ed ideologica, su pagine di storia che noi tutti abbiamo voluto cancellare. E dico abbiamo voluto cancellare indipendentemente dalla fazione alla quale si appartenesse. Adesso questo retaggio, questo non lo so, è proprio un medioevo del pensiero, secondo me, sempre nel rispetto di chiunque, per carità. Però se si continuasse su una strada del genere, ma questo vale anche dall'altra parte, intendo, laddove no, ecco, questo è il messaggio che vorremmo dare con lei questa mattina. Basta, ma basta, perché è un retropensiero, perché è il medioevo dello stare al mondo, no? Perché se guardi, assolutamente, ma iniziative come quella di oggi servono proprio a tenere alti i riflettori su ciò che di orribile è accaduto e per dire non si deve ripetere, quindi azioni nostalgiche come quelle che si sono mostrate oggi nell'impedirmi fisicamente di entrare, canzoni che rappresentavano ovviamente epoche passate, sono proprio diseducativi nei confronti anche dei ragazzi che noi abbiamo l'obbligo di educare al rispetto della democrazia e al rispetto della libertà di opinione e di comportamento. Certo, questo non significa abbandonare il proprio modo di vedere le cose, ancorché un'ideologia, perché è sale della vita, non fraintendiamoci. Si tratta soltanto di osservare delle modalità idonee
al rispetto degli altri, al rispetto del prossimo, ancorché di vedere oggi nel 2011 con una visione diversa, forse più illuminata, tutto quello che del passato vorremmo non avere più ricordo. Tutto qua, molto concordo semplice. Concordo pienamente con lei. Tutto qua, molto bene. Noi la ringraziamo, Vice Sindaco. Grazie a voi. Grazie a lei e buon lavoro. Buon lavoro a voi, grazie. Alla signora Sveva Belviso, Vice Sindaco di Roma.